Ciao, bentornati su Naturalmente Vegano. Oggi prepareremo degli gnocchi alla zucca, semplici, facili e gustosissimi. Vi consiglio davvero di provarli a fare. Iniziamo proprio dalla protagonista, la zucca. Va benissimo qualsiasi tipo di zucca. Laviamo bene la buccia e poi iniziamo a tagliare la nostra zucca a pezzetti. La puliamo bene all'interno, levando tutti i semi. Poi prendiamo una teglia, o mettete della carta forno oppure usate un tappetino. Io questo l'ho acquistato su Amazon, vi lascio qua sotto il link di riferimento. Disponete bene la zucca e poi la andiamo a infornare a 220 gradi per 40 minuti. Una volta pronta la lasciate raffreddare, ma non troppo, perché per togliere la buccia la zucca deve essere ancora calda. Con un cucchiaio oppure una forchetta cominciamo a estrarre tutta la polpa e la andiamo a mettere in un piatto o un contenitore. Poi o con uno schiacciapatate oppure questo strumento qui iniziate a schiacciare bene la polpa. Mettiamo poi il nostro composto di zucca in un tagliere e aggiungiamo la nostra farina. Con le mani iniziamo a impastare. Dovete ottenere un panetto bello compatto. A questo punto con un coltello lo dividiamo in quattro parti. E con ognuna di esse iniziamo a fare delle striscioline, aiutandoci con le mani. Otteniamo così delle striscioline. Diciamo che è un po' personale, dipende quanto vi piacciono grossi gli gnocchi. A noi piacciono molto caserecci, quindi io l'ho fatti di media grandezza. Con un coltello cominciamo a tagliare. Ecco così che otterremo i nostri gnocchi. Poi ho portato a ebollizione un pentolino di acqua salata e ho buttato dentro uno a uno i nostri gnocchetti. Ci vorranno veramente poco, in 2 minuti verranno a galla e pronti per essere scolati. Ho deciso di preparare un contorno con salvia e cipolla, proprio semplice, perché a noi la cipolla piace un sacco, però potete usarli come più vi piace. Ho amalgamato bene e poi ho impiattato. Ed ecco qua pronti i nostri gnocchi alla zucca. Come avete visto sono davvero semplici da preparare. Sono sicura che se proverete a farli farete davvero un figurone. Come sempre vi ringrazio per aver guardato il video. Se vi va lasciate un bel like che mi supporta tantissimo. E ci vediamo al prossimo video.